Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono contentissima di parlarvi oggi di uno dei miei oli preferiti in assoluto ed è un olio che davvero posso definire il migliore amico delle donne per tanti motivi, che è l'olio essenziale di pompelmo o grapefruit. Allora, vi darò in questo video 5 buoni motivi per cui non può davvero mancare in casa e quindi potrebbe essere il vostro prossimo olio che metterete nel vostro carrello fedeltà per l'ordine LRP. Dunque, cominciamo a parlare di perché adoro tantissimo il pompelmo. Non sono mai stata una fan del frutto in sé, ma devo dire che quest'olio ha un profumo inebriante, veramente buonissimo e ha delle proprietà incredibili per tantissimi aspetti e con tantissimi benefici, quindi davvero è eccezionale. L'avevo preso anche soltanto per provarlo in una miscela di diffusione perché si abbina benissimo a tantissimi altri oli per essere diffuso, però appunto poi ho scoperto quanto è in realtà benefico per il nostro organismo. Infatti, il primo uso che vi voglio consigliare è per promuovere un sano e vitale metabolismo. Avete capito bene? Dalla primavera in poi cominciano tutti i pensieri su come preparare il corpo al meglio per l'estate, come dimagrire, come togliere la cellulite, come aumentare la nostra vitalità. Beh, questo è sicuramente l'olio che fa per voi. Basta mettere 1 o 2 gocce nel bicchiere la mattina oppure prepararsi 1 litro di acqua nella propria borraccia o nella propria caraffa di vetro, nella bottiglia di vetro con 5-6 gocce e berla durante tutta la giornata, anche durante i pasti. Promuove una sensazione anche a livello emozionale di accettare il proprio corpo e amarlo. E allo stesso tempo agisce sul metabolismo, quindi migliorando la digestione, andando anche a stimolare il metabolismo dei grassi e degli zuccheri, quindi eccezionale. E inoltre calma anche la fame nervosa, quindi berlo durante la giornata ci fa magari desistere dalla voglia di dolci improvvisa o di fare snack fuori pasto, allo stesso tempo ci depura e ci fa sentire più leggeri. Infatti va anche ad agire proprio su reni e fegato per un effetto di potenziamento del nostro detox, quindi sicuramente berlo tutti i giorni è buonissimo. Il secondo uso principale che vi voglio suggerire di fare è per la pelle, infatti è eccezionale per la pelle magari grassa, acneica, con un po' di punti neri. Si può mettere anche semplicemente sulle mani la sera prima di andare a dormire per dare un tocco proprio più purificante, oppure preparare in casa magari un tonico, aggiungerlo al proprio sapone detergente o anche alla propria crema idratante. Ricordatevi che però, come tutti gli agrumi, è meglio non esporre nelle 12 ore successive al sole, quindi perfetto per le giornate molto nuvolose oppure per la sera. Terzo uso, dunque vediamo, sì, giusto, è favoloso per la salute delle surrenali. Voi sapete che c'è questo, e in particolare colpisce le donne, questo stress cronico, questa fatica cronica, questa stanchezza cronica che è data da un affaticamento delle nostre ghiandole surrenali, che sono le ghiandole proprio sopra i nostri reni che producono adrenalina, cortisolo, che è l'ormone dello stress. Si può benissimo massaggiare un po' il pompelmo insieme magari a anche il frankincense o anche Douglas fir, quindi gli abeti, per andare a riequilibrare la salute delle surrenali e diminuire lo stress e la fatica cronica per dare alcune energie in più. Inoltre, quarto uso, è eccezionale da diffondere nell'aria per dare positività, autostima, sicurezza ed energia maggiore in sé. Mi piace davvero tantissimo anche qui consigliarlo insieme magari al basilico per questo o anche agli abeti oppure anche ad altri agrumi molto buoni in combinazione con il limone e l'arancia per esempio, sempre per dare un tono di energia in più e anche alla menta chiaramente. L'ultimo uso che vi voglio consigliare è questo. Potrebbe davvero far piacere a moltissime, è farsi un bellissimo sugar scrub, cioè uno scrub con lo zucchero per la cellulite. Si può anche fare una maschera magari con i fanghi da applicare lì e potenziandola con il pompelmo, però mi piace molto lo scrub perché dà proprio anche un senso di pulizia e lo sfregamento e il massaggio sono molto terapeutici per gli accumuli localizzati di liquidi o di grassi.
Quindi semplicemente aggiungere a zucchero un po' di olio, che può essere benissimo l'olio vettore di olio di cocco frazionato, e qualche goccia di grapefruit, ne bastano anche soltanto 3 o 4, e si fa un bel massaggio appunto sulla zona che ci interessa, sulle cosce, sui glutei, sulla pancia, e si lascia in posa magari per 2 o 3 minuti e poi si sciacqua. Oltre che avere la pelle liscissima, ci sentiremo molto più vitali, più toniche, e sicuramente vedrete degli effetti dopo poche applicazioni, già dopo qualche settimana. Spero che questo video ti sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao!